D'ora in avanti solo le università migliori riceveranno più fondi. Come sempre succede quando si stilano queste classifiche, c'è chi è soddisfatto e contento e chi invece non riconosce praticamente i criteri con i quali sono state fatte queste classifiche. Il nostro Carmelo Sardo ha messo a confronto e ha sentito le ragioni di due rettori che rappresentano appunto un'università che sta all'apice e un'altra che sta invece un po' in fondo. Succede ogni volta che c'è di mezzo una classifica. Chi finisce nelle posizioni più basse si sente penalizzato e contesta, come nel caso della graduatoria delle università italiane più virtuose. Da quando il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini ha annunciato che i fondi agli Atenei saranno ripartiti non più a pioggia, ma in base a qualità e meritocrazia, chi si ritrova tra i bocciati non accetta i criteri di valutazione, come stanno facendo molti Atenei del Sud che figurano numerosi nella seconda metà della classifica. È un errore di metodo evidente nella giustezza assoluta e nella condivisione totale del principio. Le università devono essere valutate, ma questa valutazione deve essere attualizzata, cioè avere riferimento al momento in cui la graduatoria viene stilata, e devono tenere soprattutto conto dei contesti sociali ed economici di riferimento. Al nord sono solo tre gli Atenei bocciati, Venezia, Parma e Brescia. Comprensibilmente soddisfatto invece il rettore dell'Università di Trento, risultata la più virtuosa. Beh, dico che finalmente lavorare e impegnarsi paga. È un lavoro molto lungo, iniziato più di 10 anni fa. Di fronte alle difficoltà del sistema italiano, abbiamo deciso di aggrapparci all'Europa e di aprirci a livello internazionale. E nell'università che cambia rischiano il taglio corsi di laurea con pochissimi iscritti ritenuti inutili. L'elenco è lungo, si va dal corso di trofeistica che studia le corna degli animali al corso di scienze dell'aiuola, ma ci sono anche fisiologia del fitness, scienza del fiore e del verde. E che dire di materie come tecniche della non violenza nel corso di laurea in scienze sociali per la cooperazione? E resta un mistero cosa ci facciano due pilastri delle scienze come matematica e statistica nel piano di studi per la laurea in tecniche di allevamento del cane di razza. Forse anche per questo il numero degli insegnanti delle università italiane è salito negli ultimi anni a 180.000, il doppio rispetto alla media europea.